Sì, anche se io non me l'aspettavo a questi livelli perché mi sarebbe piaciuto anche molto Kostic, perché Gossens si parlava del Newcastle con la nuova proprietà araba, 35 milioni, 3 milioni e mezzo di Ma te piace il ingaggio. giocatore? Sì, secondo me in questo modulo, cioè, con l'esterno a tutta fascia, è il meglio che puoi prendere. Cioè, se avessi avuto, non so, Hakimi, adesso con tutto il rispetto per Dumfries, che mi piace tantissimo, 3 gol e 6 assist, sta crescendo, però proprio se parlo di top del mondo. Io, se dovessi prendere i due esterni che possono fare anche i terzini, Hakimi e Gossens, forse sono il meglio. Gossens fa gol e assist, l'abbiamo visto contro l'Inter, non solo, va in doppia cifra. Quest'anno, adesso, ecco, l'unico punto interrogativo è questo infortunio, ha avuto la ricaduta, sarebbe dovuto tornare a gennaio, invece di nuovo fermo. Però stiamo parlando di uno che E poi ancora non fa se vuole 28 giocare, secondo anni. me, si vuole giocare tutte le chance per il mondiale. Secondo me nell'Inter, secondo me giocherebbe addirittura di più che Sì. l'Atalanta. No, Quindi. vabbè, l'Atalanta è titolare inamovibile, Però, l'Atalanta. insomma, stanno crescendo anche gli Però è altri. un Quindi giocatore che già da un anno non ha l'Inter stava inseguendo, perché già controindicazioni. se ne parlava l'anno scorso. È un giocatore ideale effettivamente per l'Inter. Il problema di Gosens è soltanto di capire quali siano le sue condizioni fisiche, Sì. perché è un calciatore che basa molto sull'aspetto fisico, e quindi è chiaro che se non è Certo. sorretto da quel punto di vista perde tantissimo. Ora bisogna vedere E io credo che il l'Inter in recupero da questo questo. infortunio, è stato molto più faticoso del previsto. Infatti, probabilmente l'acquisto sarà prestito È quello che. con diritto di riscatto, può diventare obbligo in base Condizionato. al numero delle presenze E poi, anche. Stefano, c'è il discorso di Perché Perisic. lì vogliono capire, prima di impegnarsi a spendere 30 milioni, vogliono capire come Certo. sta. E poi Maurizio, c'è il discorso di Perisic, cioè l'Inter era l'unico ruolo dove volendo programmare non hai proprio certezze, perché ripeto, Di Marco è considerato più un terzo di difesa, quindi l'Inter a destra giocatori, a centrocampo alla base dei titolari, in attacco alla base, in difesa alla base, a sinistra se non trova l'accordo con Perisic addirittura dovevi pensare a due mosse da fare, inizi a farne una a gennaio, anche a lungo termine ti sei messo anche abbastanza Chi ti dici? Poi magari bene. arriva pure Kostic. Magari arriva pure se non trovi l'accordo con Perisic. Ho capito. No, però parlava appunto dell'Inter che si voleva cautelare, Federico. Tant'è vero che nel contratto c'è una clausola che permette all'Inter di valutare la forma fisica del giocatore quando si andrà a riscattarlo, se si andrà a Sì, riscattare. da quello che so io è un gentleman agreement quello che l'Inter fa con l'Atalanta, quindi di fatto l'Atalanta accetta il prestito con diritto invece che l'obbligo proprio perché il giocatore è infortunato. Di contro però l'Inter dà la sua parola che se il giocatore si rivelerà integro, quindi non è solo una questione di presenza, è una questione di come sta. L'Inter poi effettuerà l'obbligo di riscatto, cioè di fatto lo chiamiamo diritto perché non ci sarà nessuna carta privata che impone all'Inter di esercitare questo riscatto, ma l'accordo verbale tra i due club è che però se a livello fisico Gosens starà bene, l'Inter poi a giugno lo riscatterà. Che L'Inter cosa toglie significa Perisic che costa di più, l'acquisto di ragazzi. Gosens per l'Inter? Ma significa andare a prendere un giocatore che dovrà, secondo me, poi alla fine, non so se a livello tattico o anche numerico, andare a sostituire Perisic l'anno prossimo, perché a quanto so io Perisic è uno di quei giocatori che non rinnoverà e quindi levo un alfiere e metto un alfiere. Detto questo, Ma è vero che va al Milan, ricordiamoci Perisic? due Ci guadagna la cose. metà il nuovo. No, non lo so, non lo so. Io dico questo, ricordiamoci due cose. La prima è che l'avete sottolineata voi, lui si è fatto una lacerazione al bicipite femorale della gamba, che non è da poco, perché essendo fuori da, non so, ottobre-novembre, vuol dire che la riabilitazione di questo giocatore, che non è ancora, tra le altre cose, in fase di rientro, significa che può essere che ci sia Ha qualcosa avuto la di più. Se ricaduta, ti ricordi, Massimo. sì, infatti, se ti ricordi, Borrelli era nei tempi in cui giocavo io e l'ho anche marcato, Alessandro Bianchi Sì, è vero. all'Inter, Grande Alessandro. Sì. grande esterno Grande destro, giocatore. che cominciò, esatto, cominciò a farsi male. Ricordo che lo incontrai dal grandissimo Mimmo Petta, che era il massaggiatore di Rimini, dove andavano tutti i calciatori e dove
Maradona mise all'epoca a disposizione l'aereo privato per averlo a Napoli, perché gli doveva mettere a posto un guaio muscolare. L'avevo incontrato in un periodo in cui anch'io ero infortunato e mi disse: sto vivendo un incubo, non riesco più a rientrare perché ogni 3x2 mi strappo il muscolo. E questo è un aspetto. L'altro aspetto su cui io ho sempre, non un punto di domanda, ma ho sempre un po' di cautela, diciamo così, è che arriva da una squadra / società, ma più che altro squadra, dove ci sono dei modi di allenarsi e dei modi di atteggiarsi in campo completamente diversi da qualsiasi altra squadra. Quindi è un giocatore che sicuramente all'Atalanta ha fatto cose strabilianti, ma che poi, per esempio, quando lo vedi giocare nella nazionale tedesca, ha secondo me un rendimento sicuramente inferiore. Quindi, però erano molto soddisfatti i tedeschi, diciamo, del comportamento di Gosens. Anzi, erano addirittura sorpresi. Io lo dico perché ci sono giocatori che stanno all'Atalanta e poi vanno in altre squadre, sì, e poi fanno sostanzialmente un po' fatica. Gagliardini, quindi stesso. L'Atalanta è un qualcosa di particolare, perché mette in vetrina dei giocatori che sono però in un contesto sicuramente molto più diciamo così dinamico rispetto ad altre società, ad altre squadre. In Serbia lo paragonano a Vlahovic, dicono che sia il nuovo Vlahovic. Poi a volte si fanno questi paragoni anche basandosi sulla nazionalità. Allora, visto che viene la Stella Rossa di Belgrado, chi è l'allenatore della Stella Rossa di Belgrado? Stanković. Come mai non l'ha segnalato all'Inter? Visto che l'Inter stava cercando una punta e un vice Dzeko. Stiamo parlando di un giocatore veramente giovanissimo. L'Inter, per esempio, si parla tanto di Scamacca, 9 gol. Pinamonti quest'anno ne ha fatti 8. Cioè, l'Inter ha Basilea, Esposito, a Mulattieri, adesso ha mandato Satriano al Brest, ha provato a prendere Vlahovic. 24 che secondo me... Nessuno. Però nessuno di questi è a oggi l'idea... No, ad Scamacca... Oggi ci sono Diego, Lautaro, Sanchez, Correa, l'Inter è il migliore attacco della Serie A, 53 gol. Sì, cioè il migliore attacco della Serie A, ma non i migliori attaccanti della Serie A. Non i migliori attaccanti della Serie A, ma segnano tutti 20 giocatori su 20. Il miglior tridente mi sa che è quello del Verona, il miglior tridente, tra Caprari... Sì, no, ho capito, voglio dire che comunque in prospettiva futura, più del giocatore che ha preso il Milan, magari si sta muovendo su un profilo un po' più pronto per essere alternativa a Dzeko. No, Caicedo sarebbe più un'operazione, diciamo... Una toppa, ecco, la famosa toppa, cioè in prestito secco. Perché? Perché Correa si è infortunato e almeno per un mesetto sarà fuori. Lautaro Sanchez hanno 2 trasferte sudamericane, la prima già adesso, e speriamo, insomma, che fili tutto liscio. Il Covid in più, un febbraio con tutte partite ravvicinate, se ne va Sensi, che poteva fare la seconda punta, l'ha fatta col Genoa dietro Dzeko, hai un attaccante che ti fa sentire con le spalle sarò coperte. Sarò indelicato, ma per me mi ricorda molto, l'Inter lo fece già con Rocchi, una cosa del genere. Sì, però, Caicedo negli ultimi 3 anni ha fatto più gol di Correa in campionato, proprio oggi vedevo le cifre, ha fatto 8-9-8 gol in campionato, Correa ha fatto 5-9-8. È vero che Caicedo è un po' più prima punta, però Caicedo faceva la panchina. Come quarta un'ottima punta riserva ci può un'ottima come riserva quarto, di Immobile. Però parliamo di giugno, è stato l'Inter... anche spesso infortunato quest'anno. Però mi fa specie però, scusa, che tu vai a prendere comunque un profilo di prima punta, quando invece dovresti prendere qualcosa, tipo che perdi Correa, cioè dovresti prendere qualcosa che sia più una seconda punta, più che una punta prima. Caicedo fa anche la seconda punta. No, però scusate, l'Inter oggi... Lazio giocava anche con Immobile. È uno che fa Immobile punta e fa anche la seconda. Però come ha detto Inzaghi nell'ultima partita, l'Inter oggi ha 3 che fanno i trequartisti, Correa, Sanchez e Dzeko che fa il trequartista dell'Inter e Lautaro che fa la prima punta, che però preferirebbe anche giocare, o meglio, secondo me può rendere di più con una vera prima punta. Quindi in ottica estiva, se non sarà Dybala, che è un'occasione da prendere al volo nel caso in cui economicamente si può fare, l'Inter andrebbe su una prima punta. Tanto che Marotta ha detto... Ma questa prima punta può essere Scamacca? Sì, perché Marotta ha detto candidamente che era Vlahovic con Dzeko l'obiettivo, prima di Correa. Poi Vlahovic 50 milioni, ma la Fiorentina ha detto no. Poi c'era l'obiettivo Zapata, ma l'Atalanta ha chiesto 50 milioni. Hanno preso Correa. Adesso ha detto Marotta di nuovo che Scamacca è un giocatore che piace.
perché come prime punte l'Inter vuole prendere un blocco però, di italiani. Io faccio un raffronto, scusatevi, faccio un raffronto, sì. Lo chiedo per esempio a Massimo. Con Pinamonti che potrebbe prossimo, rientrare nel... La coppia centrale della Juventus si presenta con Vlahovic e Chiesa e l'Inter con Dzeko e o Scamacca e Correa Lautaro. Insomma, secondo me la Juventus non solo ha ridotto il gap, ma probabilmente si è portata in vantaggio. Ma non c'è solo l'attacco, però. No, io sto parlando adesso. No, non credo, Maurizio. Io credo che l'Inter in questo momento, e adesso io non so, perché Dzeko ha 35, sì, non so quanti 36. Anni ha. Però io credo che l'Inter in questo momento ha i quattro attaccanti migliori. No, io sto parlando del futuro, sì. In quanto... No, io scusami, allora mi sono spiegato male. Ho capito cosa intendi. Però a giugno bisogna vedere anche le dinamiche della Juve. È vero che c'è Vlahovic Chiesa, ma non basterà. Tu devi avere un parco attaccanti, come oggi all'Inter, che ha suddiviso gli attaccanti per caratteristiche tecniche. Uno è diverso dall'altro. Ci sono giocatori pressoché uguali. Dzeko e Lautaro sono due giocatori che forse potrebbero occupare lo stesso spazio là davanti, ma hanno caratteristiche diverse. Lo stesso dicasi per Sanchez e Correa. Quindi credo che il parco attaccante dell'Inter in questo momento sia molto più avanti rispetto a quello della Juve. Poi che la Juventus l'anno prossimo possa riconfermare Dybala, possa avere Vlahovic e Chiesa che rientra comunque da un infortunio che non è da niente. Perché ricordiamoci che poi gli infortuni non è che sono delle figurine ai giocatori, i giocatori sono ragazzi, uomini, devi recuperare e riavere la stessa forza fisica che avevi prima, e poi devi prenderne secondo me un altro, e quindi il gap secondo me non è ancora neanche arrivato secondo me agli avanti. Dici ancora l'Inter ha un vantaggio? Momento. Ma io per esempio sul fatto di De Ligt credo che sia stato invece un ottimo investimento, perché è vero che hai pagato tantissimo, è vero che gli dai uno stipendio alto, però se poi sotto c'è un valore tecnico, io credo che alla fine hai sicuramente una risposta anche dal punto di vista economico, perché come ben sai Stefano, dando 20 milioni lordi al giocatore, sai che gli 80, se lui sta lì 3 anni, 60 milioni sono già ammortizzati, e quindi però basta spesi, poi basta rivenderlo a una... Sì, no, ho capito, però insomma si vede che ne avevi bisogno di un difensore dietro per costruire poi quella che può essere la squadra dietro del futuro. Io poi non lo so, se lo rivendono a 100 hanno comunque fatto una grandissima plusvalenza. Quando ci sono i giocatori giovani, io sono d'accordo con Michele, hai sempre da guadagnare. È vero che investi, però investi per il futuro. Quello che non capisco è, per esempio, il Milan che ha messo e speso, perché non è che i soldi che spendi per Ibrahimovic non li spendi. Potrà essere stato utile in alcuni casi, però... A mio avviso doveva far crescere vicino a Ibrahimovic qualcuno giovane e non andare a riprendere Giroud. Però Massimo, il Milan aveva commesso anche degli errori su Ibra, probabilmente il Milan si è effettivamente un po' prigioniero di Ibra. Io sto parlando però, in generale. No, però in generale Massimo ti dico che il Milan generale, ha dimezzato i debiti e è secondo in classifica. Io ti assicuro che per esempio, ti faccio un esempio, Lautaro Martinez è stato offerto da Alessandro Moggi alla Juventus in tempi non sospetti e all'epoca valeva 12-13 milioni, sì, di euro. Alla fine la Juventus probabilmente perché aveva altre mire o aveva la zona davanti già occupata, disse di no. Oggi l'Inter ha in mano un valore importantissimo. No, ma io quello che io voglio dire è però che fa comunque effetto vedere club in acclarata difficoltà economica che continuano ad acquistare calciatori a queste cifre con questi ingaggi, perché il Milan di fronte alla situazione di Donnarumma lo ha lasciato andare anziché
mettersi, però... anziché mettere a bilancio un contratto che magari gli sarebbe costato 15 milioni di euro all'anno con Çalhanoğlu, per non avere un contratto che gli sarebbe costato 10 milioni all'anno, lo ha lasciato andare. Il Milan ha dimezzato il passivo di bilancio. Inter e Juve... Operi, scusami, però se tu operi come ha operato in parte Pradè, perché io prima stavo facendo un discorso, Pradè secondo me l'errore che ha fatto, non lo so se l'ha fatto lui, l'ha fatto la proprietà, è stato quello di non chiamare Vlahovic. Capire che avevi in mano un gioiello, chiamare Vlahovic 2 anni fa e allungargli il contratto e farglielo scadere nel 2025, perché 2 anni fa Vlahovic ti avrebbe firmato anche la cravatta. Il Milan, secondo me, l'errore che ha fatto è stato quello, perché non è detto che se tu rinnovi poi non puoi mettere sul mercato. Tu potevi rinnovare a Donnarumma 2 anni fa. No, non ha voluto rinnovare. Non ha voluto lui, Massimo. Scusami, fammi finire però. Ma Donnarumma non ha voluto rinnovare. Vabbè, ok. Ma Donnarumma non ha voluto rinnovare. No, ragazzi, però ragazzi, posso dire? Allora, sto dicendo che se rinnovi un giocatore, non è detto che poi non lo vendi. Cioè. Magari lo vendi a meno, però piuttosto che perderlo a zero, lo vendi a meno. Allora, io credo che su Çalhanoğlu e Donnarumma siano stati fatti degli evidenti errori, perché poi, sinceramente, per poi andare a rimpiazzarlo, sei dovuto andare a prendere Magnan, che ti è costato il cartellino e ti è costato l'ingaggio. Se tu 2-3 anni prima avvicini Donnarumma, gli fai firmare un contratto anche a cifre alte, ma poi non è detto che non lo devi vendere con quel contratto al Paris Saint-Germain, che magari non ti dà 70 milioni, ma anche se te ne dà 20 non è sempre meglio che zero. Ti aggiungo che adesso è arrivata quindi questa voce, l'abbiamo sentito oggi nella telenovela, si aggiunge pure che sì. Sì, però che sì, se ne va. Maurizio, però Maurizio, cioè il Milan aveva alzato, cioè non è che non aveva, come sta facendo la Juventus con Dybala, cioè ha fatto delle proposte, è arrivato ad un tetto, perché il Milan poteva, anzi aveva anche sforato. Non è stato convincente. No, però non è che non è stato convincente. Perdonami Lavia, siccome ti assicuro che la scenetta la conosco, la scenetta è quella di avvicinare un giocatore a scadenza che ha 21-22 anni, che è considerato uno dei portieri più forti d'Europa, e lo avvicini a un anno dalla scadenza, ma tu lo devi avvicinare a 3 anni dalla scadenza. Va a bene. 3 anni, no a 2, come fanno adesso con Leao e Hernandez. Però, cioè, come tu, fanno però adesso l'hai avvicinato a un anno dalla scadenza, gli hai fatto delle offerte che secondo me erano anche congrue, secondo me, cioè per il ragazzo che aveva, perché effettivamente, cioè, è un campione, cioè, non è che non abbiamo offerto niente, aveva in mano, capito? Delle altre, tu lo puoi anche, sei andato in ritardo, Lavia, sei arrivato, sì, sono andato in ritardo però è come offrire il niente. Vabbè, io non lo so, io ragazzi, sei arrivato in ritardo. Ragazzi, però un caso, un indizio va bene. Ti assicuro, Marotta non sarebbe arrivato in ritardo, te lo assicuro. No, ma poi un caso ti può succedere, però se ti succede su 2 centrocampisti titolari su 3, diciamo che il portiere è un'eccezione, l'Inter rinnova, prima un anno in più a Bastoni, poi Lautaro, poi Barella, adesso anche Brozovic, cioè, a te ti va sempre tutto bene, a quelli gli va sempre tutto male, non è solo sfortuna. No, ma loro può darsi che abbiano sottovalutato, per esempio, sicuramente la situazione di Çalhanoğlu l'hanno sottovalutata, quella di Donnarumma è tutto un altro caso, vabbè, l'abbiamo detto. Ma Çalhanoğlu l'hai detto tu qua tante volte, no? Che era un errore lasciarlo andare. Loro l'hanno sottovalutato, però quello che voglio dire però è che se tu hai problemi economici e li vuoi risolvere, devi fare così. Intanto li rinnovi, ma se quello non vuol firmare. Ma ti ricordi quando che sì, Vesino addirittura è arrivato a trattare che sì, Vesino? Io dicevo, ma sono pazzi questi. Scusa, Michele, ma tu ora non è che. Ma Çalhanoğlu prima del COVID, prima del lockdown, Çalhanoğlu era un giocatore che il Milan non voleva più vedere, nessuno voleva più vedere. Poi improvvisamente è riesploso. Quella è una valutazione tecnica sbagliata, però. È una votazione che è sbagliata di tutti, però non del Milan, di tutti. Potrebbe essere uguale con Bernardeschi, cioè... no, non è vero che è di tutti. Ma scusami, come no? Allora la Juve poteva far firmare Dybala 2 anni fa, perché non l'ha fatto?
Infatti se lo perde ormai a zero, vedi quanti calciatori, ma ormai i calciatori stanno andando tutti a scadenza, ormai tutte le società hanno calciatori che vanno a scadenza. Guarda l'Inter, guarda l'Inter, Brozovic firma. Firma, ma gli danno un sacco di soldi, ragazzi. Ma quanti soldi danno a Brozovic? Un sacco, vabbè, sono cifre che non so, cioè 7 milioni, 6 milioni e mezzo di euro, 7 milioni quanto prendono i giocatori? Ma 7 milioni di euro a Brozovic sono cifre, è tanto. E non è tanto. Ma è tanto. Devi andare a comprare il prezzo di mercato. Comunque costa magari 30-40 milioni. È il prezzo di mercato. Ma sì, ma ho capito, scusami. Abbiamo detto dei vari Rabiot, Ramsey, eccetera. La resa di Brozovic è molto alta. Sì, però sono tanti soldi, ragazzi. Certo. Cioè, non è che sono pochi, eh. Però se uno si fa il conto, cioè, perdo Brozovic a zero. Se lo mandi via a parametro. Devo comprare esatto, uno. Però si trovano a trattare però. Ora. Devo comprare uno. Ma se avessero trattato 4. Ma se avessero trattato però mi costa 30 milioni di cartellino. Ho capito, ragazzi, ma se no così l'Inter vince sempre. Se avessero trattato, non è che il Milan arriva in ritardo su Çalhanoğlu, non gli vuol dare 5 milioni, sbaglia, l'Inter arriva in ritardo su Brozovic, gli dà 7 e fa bene. Perché scusami, anche l'Inter è arrivata in ritardo su Brozovic. Però scusami, scusami, come ha fatto l'Inter a ovviare al ritardo? No, allora, tanto Brozovic era un'eccezione nell'Inter, perché ha cambiato agente. Perisic, l'Inter a 33 anni, vabbè, dice l'Inter per non me... sbaglia mai. No, non ho detto perdonami, che no, io la difendo l'Inter mai. E l'ho sempre... No, però... ma non ho detto che non sbaglia mai. È vero che il rinnovi... La Juve non sbaglia mai. No, però da 16 al 2021. Il ragionamento di Michele, io lo capisco, perché l'Inter perché aveva il rinnovi, non aveva l'urgenza del rinnovo di Bastoni, di Lautaro... di Barella l'ha fatti con tre anni d'anticipo. Sì, li ha fatti con tre anni d'anticipo, deve sperare ovviamente che abbiano un rendimento sempre elevato, perché altrimenti ti trovi contratti molto onerosi che poi diventano quali ricavi ha aumentato? L'Inter 400 milioni di fatturato ricavi se vince. Quando arriva su prima della vittoria dello scudetto, no, l'Inter è andata in Champions nel 2017-18, sì, l'Inter torna in Champions che, sì, ma non è che devi cambiare discorso, no, allora, no, ti dico, no, dei ricavi sto com'è, parlando com'è che fa l'Inter a trattenere Brozovic? È arrivata in ritardo come il Milan su Çalhanoğlu. Il Milan non ha voluto dare 5 milioni a Çalhanoğlu, l'Inter ne ha dati 7 a Brozovic. Non sono sette, non sono, poi vediamo quanti saranno, ancora non è ufficiale. Comunque sia, comunque però sia. Dico l'Inter si può permettere però, un monte ingaggi più alto del Milan perché discorso, ha più ricavi. Rispondimi. No, è lo stesso discorso. No, è questo invece. Perché il l'ha detto Maldini la risposta. Noi dobbiamo andare più anni a continuare l'Inter a fare si come permette ingaggi più alti perché fa 240 milioni di passivo. No, il Milan fa 90. No, quello è un'eccezione, ma come 240 no? milioni ma di passivo. Il Milan ha fatto meno 200 l'anno scorso, Stefano, ma scusa. Ma perché devi cambiare i dati? L'Inter, il fatturato l'Inter negli ultimi 5 anni. Sì, e il Milan meno 200, se fai 10 milioni in meno non è il record mondiale. Vabbè, no, il record mondiale è uno, non ce ne sono va due. Bene, va bene. Quello non c'è però il punto